tutto il meglio dello sport in Italia, nel mondo, in Liguria. Questo è Controcampus. The Composer, Sweeping a Sound, di nuovo in onda su Campus Wave. Seconda stagione di Controcampus, come sempre Federico Bruzzese Brooks, Cesco, Francesco Colombo, il Falco. Il nostro grandissimo acquisto di metà stagione. Allora, io avevo segnato sulla pagina tipo del Genoa, dell'Inter, che erano abbastanza puntate, infatti sono uscite. E a me, vabbè, il Genoa mi è stato detto che avrebbe vinto, infatti ha vinto. Siamo partiti, come sempre, parlando di Genoa e Samp, della Serie A, della Serie B. Abbiamo recuperato anche un collaboratore esterno della nostra capobaracca Nadia, ci ha reclutato da Modena Radio City, Francesco Bedoni, molto valido. Ci parla tutte le settimane di quanto succede nella serie cadetta. Ciao Fede, buonasera a tutti quanti. Cito quello che ha detto Mondonico nel prestato locali qualche giorno fa. Lui ci vede play-out insieme a Piacenza e sinceramente anche a me sembrano le due squadre che disputeranno questo ultimo spareggio per rimanere in Serie B. Abbiamo parlato anche di altri sport, come sempre siamo andati ad analizzare la pallacanestro, pallanuoto, tennis, Formula 1, MotoGP, insomma di tutto e di più. Tra l'altro Dallas, che si era portata, era sotto di 15 e è andata a vincere all'overtime, quindi davvero prova di forza incredibile. Si prospetta un altro anno di transizione per le rosse? Sì, però visto che il fallimento sarà pressoché generale, dato il dominio Red Bull, io non lo chiamerei tanto anno di transizione, perché se lo diciamo per la Ferrari lo dobbiamo dire per tutti gli altri. E poi anche una simpaticissima rubrica Top 3, Flop 3 della settimana. Che cos'è, Fra? Top 3, Flop 3, in pratica andiamo a spizzichettare tutti i vari sport, andiamo a scegliere i peggiori e i migliori della settimana, e ogni volta se ne vedono veramente di belle. Ma quest'anno abbiamo avuto anche un'interessantissima pagina sulle scommesse, curata dal nostro falchetto Mattia. Prossimo del falchetto, mi avete invitato, è un piacere essere fatto parte di questo gruppo e speriamo di prossimo anno di esserci di nuovo. E vabbè, la pagina la sapete già, Prossimo del falchetto su Facebook. Ciao Mattia, bentornato. Ciao a tutti, ciao. Spazio scommesse che questa sera si preannuncia scottante, ricco di grandi rivelazioni, vero? Ci siamo. Sì, a parte la cosa pittoresca, poi veramente incredibile la fantasia, ma hanno parlato di cortei partiti per San Pier d'Arena con ceri e vescovi che benedivano Bari a destra manca. Davvero esilarante quello, sì. Tutto il meglio dello sport in Italia, nel mondo, in Liguria. E rimanete con noi qui su Controcampus.